Ciao a tutti, sono Thomas Trenchi. Avete presente quell'uomo con la cuffia sulla testa, un bicchiere di vino in mano, la barba lunga bianca e i gessetti nelle tasche? Lui è Gino, il Madonnaro di Largo Battisti, quel signore che dipinge tra il Corso e Via Venti su marciapiede. Quanti di voi passando si saranno chiesti cosa si nasconde dietro a quei disegni, cosa si nasconde dietro a quel signore? Una grande storia fatta di rimpianti, fatta di fughe, fatta di viaggi in treno e fatta soprattutto di una grande passione, la passione per l'arte, perché l'arte per Gino è di chi se la prende, una piantina che va accudita, innaffiata, difesa dalle tempeste con pazienza e curiosità. Ma Gino mi ha anche spiegato che lui, come tutti i Madonnari, non è un semplice barbone, un accattone, un parassita, ma è un vero e proprio artista. Come nasce la passione del Madonnaro? Ma io sono nato con le suore, tre suore, per cui si trasmette, no? Poi dopo, vabbè, per inseguire un aquilone o una bella ragazza, ho imparato anch'io. Un percorso che va dalla grafica, no? Poi volevo fare qualcosa di diverso per viaggiare. Viaggiare è un metodo. Col Madonnare è un metodo. Anche i suoi genitori coltivavano questa passione? Analfabeti, ma va, gli ho insegnato a scrivere. No, no, assolutamente. No, non sapevano. So anche che vi ritrovate una volta all'anno a Mantova, fate dei raduni nazionali. Come funzionano? E come nasce È storicamente? nato così, per caso, perché il cattolicesimo in Italia è importante, no? Non è una cosa così. Poi dopo, sai, post-guerra, eccetera, hanno iniziato i primi e noi siamo i nipoti, diciamo, e poi arriveranno altri nipoti. Adesso a Mantova si fa sto festival, ma diciamo che è abbastanza grande, ma di Madonnari ce n'è pochi. Cioè, arrivano dalle scuole, o professori, così, no? Imparano da piccoli, che i genitori li portano là a guardare, poi si innamorano e fanno, Lei invece come ha imparato? no? È così, piano piano, studiando, guardando i libri da solo e tramite la mia ragazzetta irlandese siamo andati avanti. Questa sua ex ragazza irlandese poi sa della passione che ora porta avanti, come... No, ormai so cose giovanili che vanno, vengono, capite, Diciamo che però deve a lei questa sì, sua vita. Qual l'input, sì. è il suo soggetto preferito che dipinge? A cosa si ispira? Sacro Cuore. Mi è sempre piaciuto. Anche per dire settembre, ottobre, le cose dell'uva che mi piacciono molto. Cioè i bacchi, i bacchini, queste cose qua. La giornata tipo di Gino come si svolge? Qua tutto il giorno a colorare le strade? No, qui faccio solo relazioni pubbliche al mattino, sono vecchietto, mica, eh? E poi quando è il pomeriggio mi metto giù quando c'è gente. Però Piacenza mi piace, anche se è monotono questo momento. In altri momenti a Trianni c'era più gente, dai, via. L'alluvione ha tagliato un bel po' di cammino, di gente. Si nota, ma proprio a livello impressionante. Perché io venivo solo venerdì, sabato, domenica. Mo' ci sto tutti i giorni, però mi devo appoggiare alle varie associazioni Caritas, queste cose qua. Perché non ce la faccio, non ce la fai più, no? Però Mediamente quanto guadagna? non c'è più immediatamente. Dopo l'alluvione non puoi fare il media, devi stare proprio attaccata alla Caritas, insomma. Ecco, lei è certamente un occhio vigile, un occhio sempre presente, quotidiano sulla nostra città. Ma allora Piacenza
di cosa ha bisogno. E la storia è che ci vorrebbero più artisti che fanno carovana. Quello sarebbe importante per far ritornare i giovani nel centro, non solo quei venerdì che un po' strani che vedo, vanno tutti al bar a spendere 5 euro per un coso, cioè, dove la gente si diverta. E noi abbiamo un festival dove io vado, Ferrara Baskets, dove io mi diverto sempre da 25 anni e la gente viene a mucchio. Come si muove lei di città in città? Ma qui mi vuoi col treno. Beh, Piacenza è comoda per andare a Milano, per andare a Parma, ad Asti, ad Alessandria, Torino. È comoda, è un crocevia per andare a Livorno o a Genova. C'è la canzone di Conte, noi che andiamo a Genova. Lei comunque ha sempre avuto questa ispirazione o c'è stato un periodo in cui ha cercato o ha fatto un altro lavoro? Sì, sì, l'ho fatto prima, facevo il grafico. È comunque stata una sua scelta quella di essere, diciamo, libero anche nella solitudine sulla strada. Sì, no, la solitudine c'è anche in casa, non ti preoccupare. Te la fa passare la gente con la loro curiosità. Loro sono curiosi, si fermano e accettano di parlare con te, vogliono sapere perché e com'è la tua vita, no? E dico, d'estate vado al mare, sì, invece di stare qua vado al mare, Cinque Terre, Liguria, ma pure se guadagni poco, tanto, poi te li spendi tutti perché devi mangiare, bere, fumare, pagarti i treni, eccetera, però il mare è il mare, incontri gente da tutte le parti, come se vuoi Firenze. Tra voi madonnari vi tenete anche in contatto, ne conosce altri di altre città? Difficilmente, sì, i cinquantenni, sessantenni, sì, ma quelli giovani, 30, 40, così, no, perché non sono madonnari, cioè, sanno fare, quello sì, però, come dire, sono mercenari, a pagamento si alzano tutti al mattino, no? Però nei giorni comuni no, perché hanno un altro lavoro. Ma se domani venisse qua qualcuno a proporle un lavoro, lei abbandonerebbe tutto, accetterebbe? Beh, direi di sì, dopo 30 anni basta così, no? Tanto ormai chi vuoi campa fino a 80 anni. Se nel ramo artistico, certo, tutti direbbero di sì, penso. Se no diventa ritornare indietro. Quindi lei faceva il grafico, il tipografo a Roma e dal momento in cui è stato licenziato a causa della crisi in questo settore, come mi ha spiegato, ha iniziato subito a girovagare, a dipingere sulle strade? No. Gli amici del quartiere lì, ognuno ti aiuta a farti lavorare, chi in un modo, chi in un altro, e siamo andati avanti. Siamo a parlare di una zona buona, Piazza di Spagna, mica bruscolì. E poi ho iniziato con l'arte, piano piano. Se la passione c'è, è come la moglie che ti piace. Cosa ti posso dire? Nulla di più. L'accetti positivo e negativo. Tanto c'è stato per i grandi, c'è anche per noi piccoli. Ha mai ricevuto complimenti da qualche critico d'arte, da qualche esperto dei grandi? Non ti fidare mai di quelli. Ma l'arte per lei che cosa significa? Chi la prende se la tiene, no? Cosa? Come una pianta, se tu l'annaffi cresce, se non l'annaffi non ti puoi lamentare, no? Hai capito? Poi magari arriva il temporale e te la butta giù, come così l'opera che tu hai fatto, no? Io già so 3 volte che la rifaccio, no? C'è il sole, io Giuliacelo gli metto una catena. Un giorno c'è il sole, un giorno c'è la pioggia, un giorno è il sole e la rifaccio comunque, pure con passione. Ma non... Possiamo dire che però ora lei comunque è felice.
No, felice no, cioè i miei rimpianti, quello sì, vorrei stare vicino ai miei cari, queste cose qua. No, no, felice no, però diciamo che è una terapia l'arte, quando sei solo, quando stai male, eccetera. Ti annulla un po' i pensieri perché ti concentri sull'arte. Quando sei triste fai un disegno triste, quando sei contento lo fa più bello. Gino non ha voluto alcuna offerta, perché lui non si considera un accattone, uno che infastidisce le persone, un parassita. Lui, come tutti i madonnari, è un artista. E l'arte è la sua piantina, quella che innaffia ogni giorno, contro la tempesta, contro tutti i fenomeni che vorrebbero abbatterlo. La innaffia, la accudisce con pazienza. Perché Gino ha una grande passione. Mi ha salutato dicendomi che con le offerte che ha raccolto oggi farà la ricarica telefonica a un vecchio telefono di quelli che non si distruggono mai. Vuole chiamare sua cognata perché da poco è morto suo fratello, aveva 50 anni, abitava in Spagna. Gino vuole raggiungerlo, dargli l'estremo saluto, non sa ancora come e quando lo farà, forse in treno, non ne ha idea. Noi nel frattempo continuiamo a controllare, a guardare quell'angolo di Largo Battisti, ad incuriosirci con le sue opere e chissà, un giorno, se non dovessimo vederlo, Gino potrebbe essere su una spiaggia di Ibiza o sotto la Sagrada Famiglia.